Siamo con l'assessore comunale Salvatore Zingariello, oggi c'è la presentazione del comitato per le primarie, l'avvocato Gaetano Principe. In verità forse avrebbe dovuto esserci lei qui, diciamo, fino a qualche tempo fa rispetto a come stavano andando le cose, poi c'è stato questo cambio di direzione. Beh sì, un cambio di direzione, nel senso che ritengo che non sia importante fare il sindaco, ma l'importante è trovare sintesi all'interno di un gruppo, di un partito. C'è stato per un periodo anche la mia candidatura, abbiamo ritenuto opportuno la candidatura di Gaetano Principe, ritengo che in questo momento possa essere la scelta migliore per questa città. Le motivazioni, adesso ritorniamoci per una, le motivazioni di questo cambio di direzione? Beh, io credo che nel momento in cui si è discusso all'interno del partito sono emerse motivazioni del tipo che il sindaco e l'amministratore uscente non potevano, che stanno attualmente amministrando, non potevano confrontarsi fra di loro, abbiamo ritenuto opportuno a quel punto dimostrare che non è una questione di fazioni da una parte e dall'altra, ma che il passo indietro non significa rinunciare comunque al pensiero che noi abbiamo e che riteniamo che di dover manifestare. Senta, lei comunque dall'inizio dell'amministrazione 2010 fa parte come assessore della Giunta, con questo appoggio che Gaetano Principe vi distaccate in qualche modo da quella che è stata l'operato dell'amministrazione, quindi dal futuro sindaco e dal sindaco che comunque vuole ricandidarsi, non avrebbe potuto fare maggiore opposizione durante questi anni, diciamo, di amministrazione all'attuale sindaco? Beh, io credo che l'amministrazione debba pensare innanzitutto alla città e credo che sia io che il sindaco abbiamo amministrato per tutelare e cercare di migliorare quanto più possibile la città. Sotto l'aspetto politico invece ci possono essere opinioni diverse, non si tratta di discutere su ciò che sono dei provvedimenti a favore della città, ma ciò che riguarda la politica, e quindi all'interno del nostro partito vi è questa possibilità di indire le primarie, lo prevede il nostro statuto nel DNA del Partito Democratico, quindi ritengo che questa possa essere anche un modo per rilanciare il Partito Democratico. Al di là di chi vincerà, se Gaetano Principe o Angelo Riccardi, ritengo che sia un modo per far sì che il Partito Democratico possa ancora di più volare nei prossimi 5 anni. L'ultima, il consigliere Franco Nissanti ha parlato anche della vicenda giudiziaria del sindaco come causa della scelta di un altro candidato. Lei ritiene che sia una motivazione giusta o semplicemente si fa riferimento a errori di tipo amministrativo? No, vabbè, è chiaro che la questione giudiziaria del sindaco ha inciso nella nostra scelta, questo non significa nulla, io mi auguro che il sindaco a breve possa essere prosciolto da tutti i capi di imputazione che ha. Certo, ripresentarsi con questo problema a mio avviso è una grossa problematica, ecco perché è stata chiaramente una delle motivazioni che ci ha spinto a poter pensare che fosse opportuno, ecco, magari mettere in campo un altro candidato sindaco, al di là di quello che è stato per l'amministrazione. Okay. Grazie. Grazie. Ciao. Siamo con l'avvocato Gaetano Principe, dunque c'è l'inaugurazione oggi del Comitato per le Primarie. Le motivazioni di questa inaugurazione e della sua discesa in campo dopo 15 anni? Le motivazioni sono profonde, nascono dalla voglia, la necessità di rimettersi in gioco e di mettersi a disposizione di questa città. Non è un percorso, una motivazione personale, ma è come questa volta una motivazione corale, sentita da più persone che hanno condiviso la necessità di dare a questo Paese un'alternativa. E spiace che questa alternativa parte come una sfida all'interno del PD, ma come tutte le sfide vanno colte poi con passione ed entusiasmo. Tra le motivazioni, prima il consigliere Franco Nissanti ha parlato di una anche motivazione giudiziaria, cioè collegata al processo, diciamo, alla causa giudiziaria che interessa il sindaco. Lì ritiene che anche questa sia la motivazione di aver individuato un altro nome all'interno del PD per le amministrative? Ma non è una motivazione per la mia candidatura, è un fatto, una circostanza che avrebbe portato forse a diverse scelte da parte di altri. Per quello che ci compete abbiamo voluto, come dire, fare delle primarie, di uno strumento di partecipazione, l'occasione e la possibilità perché siano le persone, siano i cittadini, a partire dagli iscritti e simpatizzanti del PD, a fare una scelta sulla base di, come dire,
profili, esperienze, proposte diverse, forse anche un modo diverso di governare la città. Sono partite le amministrative, ma comunque sono già partite le critiche, diciamo, che la riguardano, oppure diciamo, gli appunti, le riflessioni. Una riguarda il deposito del GPL, questo progetto in corso, dicono ci sono il suo parere favorevole, diciamo, a questa progettazione, e poi invece sull'ospedale la sua mancata tutela quando ha fatto il sindaco per l'autonomia dell'ospedale di Manfredonia. Ma credo che ci sia una discussione politica per certi versi patologica in questa città, che costringe a tutti i costi a dover discutere forse dei problemi che sicuramente non sono tra i primi a dover provi a chiedere ai giovani qual è il problema principale, le famiglie, qual è il problema principale che gli sta a cuore, insomma, sta loro a cuore. Poi certo, in un programma elettorale, in una prospettazione politica, bisognerà discutere di tutto, anche di questo, però se devo fare una graduatoria certamente non sono i temi che stanno, non che non stanno più a cuore, ma che sono sul tappeto, ma non per non evitare risposte per quanto riguarda la questione del gas, di questo stabilimento, anche se è strano che ne debba parlare io quando non ne parla nessuno, a partire dall'amministrazione, ben venga. Io credo che la questione vada intanto discussa e confrontata, certamente non condivido quegli atteggiamenti catastrofistici di chi parla di quello stabilimento, di quell'impianto come, diciamo così, una bomba atomica, sono argomenti che non consentono più di discutere, insomma, sono atteggiamenti certamente non adeguati. Io credo che di ogni cosa bisogna avere la capacità di discutere, di approfondire, di studiare i problemi e guardare i riflessi. Nello specifico, io ritengo che per scelte anche non nostre, negli anni successivi al mio mandato, quell'area industriale, la zona di 49, è stata destinata ad altro, o meglio, la Regione ci ha chiesto di non fare interventi su quelle aree, avendo già utilizzato la D46 e già ancora sottoutilizzato, per cui credo che il problema si possa risolvere anche da sé su una incompatibilità sulla destinazione, diciamo, urbanistica di quell'area, sulla necessità di tutelare. Per quanto riguarda l'ospedale? Su quanto riguarda l'ospedale, anche lì credo che veramente stia diventando, come dire, un tormentone. Allora, devo ricordarmi che l'ASL fu spostata a Cerignolo, questa è la grande vicenda, come il ratto delle Sabine o come la guerra di Troia, questa città vive ancora quell'evento come una sindrome, in realtà era il frutto di una debolezza cronica del nostro territorio, non avevamo un consigliere regionale da 20 anni probabilmente e non ci si era accorti che evidentemente in una visione della politica fatta di campanilismi Manfredonia era un elemento debole, poi certo ci si poteva mettere anche sotto il camion per attirare l'attenzione, però diciamo così sono questioni che andavano al di sopra delle nostre teste e sulle quali sicuramente un sistema politico più generale non ha potuto tutelare qualcosa che poi riguardava una sede amministrativa. Io credo che anche l'ospedale è fatto innanzitutto di medici, di professionisti e di personale medico. Io in un'unica mia operazione della mia vita sono andato in Abruzzo e sono stato ricoverato all'interno di un container, perché lì c'era un bravissimo medico per un intervento che a Manfredonia non si poteva fare. Sono andato lì in strutture precarissime, ma con una grandissima professionalità. Questo forse fa riflettere su un modo diverso di pensare al nostro ospedale e alla tutela della salute. Grazie. Sì. Niente, ci tenevo ad aggiungere anche che se sono qui è anche perché una persona come Salvatore Zingarello, come si vede, non ha fatto un passo indietro, ma sembra un passo di lato per stare a fianco a me in questa battaglia, e qui la sua forza, il suo coraggio, la sua passione credo che sarà un grande valore aggiunto per questa battaglia elettorale che, dicevo, non faccio da solo, ma faccio con lui e con altri.